Prima sconfitta per la Pergolettese che si vede avvicinata dal Monza a meno 1 dopo la cinquina di Olginate. I ragazzi di Beoni rifilano Alchieri la prima sconfitta stagionale e compattano la classifica, vedremo più tardi, tutte vicine, una a un punto dall'altra. I gialloblu battono il Legnano per 1-0 con gol di Lazzaro, bene anche Varese e Caronnese. Avremo anche tutti i risultati delle classifiche, gli highlights, le interviste. Buonasera a tutti, benvenuti, nuovo appuntamento con Beppi Calcio Club Serie D. Ci troviamo con il direttore generale della Pro Patria, grande profilo questa sera per noi, con Salvatore Asmini. Buonasera direttore, ci Buonasera a troviamo voi. anche con Michael Cuomo, giornalista sportivo, molto vicino alle vicende del Milan, ma anche del Seregno. Abbiamo Pro Patria e Seregno, partita che si è giocata nel fine settimana, ne parleremo nel corso della trasmissione. Prima di tutto però dobbiamo andare a vedere le classifiche perché nonostante la prima della classifica del girone A, la prima della classifica del girone B abbiano perso, sostanzialmente non cambia niente, rimangono in testa. Partiamo con la classifica del girone A, capolista rimane Ilchieri al suo inseguimento diretto il Varese, poi Caronnese e Borgosesia, tutte distanziate l'una dall'altra in un solo punto come dicevamo in precedenza, desolatissimo il Legnano fermo a 4 punti, ovvero la vittoria della prima giornata, poi praticamente il nulla quasi totale. Nel girone B, come possiamo vedere dalla grafica preparata dalla regia, la Pergolettese perde, ma rimane in prima posizione in classifica, le si avvicina ad un punto di distanza il Monza, che invece è andato a vincere fuori casa Olginate con 5 gol segnati, gran bella partita del Monza. Perdono terreno Civiverghe e Seregno, mentre risalgono Pontisola e Pro Patria. Ancora bene la Grumellese di Mister Melosi, che vince di nuovo, si posiziona a metà classifica, 12 punti per l'allenatore salonese, sul fondo sempre Levico e Scansarosciate. Direttore, la Pergolettese dopo 8 vittorie consecutive cade con il Cesarano, poteva pareggiare, però non è che poteva nemmeno vincere sempre. Insomma, la Pergolettese credo che stia facendo qualcosa di straordinario che nessuno si aspettasse. Sicuramente avrà allestito una buona squadra, però il campionato è lungo e duro. Io non sono un gran conoscitore del campionato, lo sto conoscendo adesso, però devo dire che tutte le squadre che ho incontrato sono tutte squadre agguerrite. C'è forse una squadra che non mi ha granché impressionato, ma tutte le altre, quelle che abbiamo incontrato, sia vincendo, perdendo, pareggiando, hanno sempre dimostrato di avere uno spessore. Dunque credo che i giochi adesso, io credo che i campionati non si vincano a Natale, ma si vincono poi In da primavera, quando fa caldo. primavera. Pertanto ci sono ancora delle squadre che potrebbero, però vedevo prima la nostra classifica, 12 punti, datecene due in più che siamo già indietro Sì, con la forse abbiamo classifica. sbagliato qualcosa nella grafica, No, lo adesso dico non so. perché già non siamo messi bene, ma se li togliamo pure. No, Oh, però. credo, non so se riusciremo a sistemarla durante il No, corso della non fa niente, trasmissione, ma però questo era ne solo. parleremo sicuramente poi. La classifica, onor del vero, provate a voto 14 e non 12 come abbiamo scritto. Andiamo però a vedere i risultati del girone, così diamo un po' un quadro completo di quella che è stata la giornata. Caravaggio Darfo Boario 1-1. E Tonani che ribaltano il vantaggio di Baggi per la Grumellese che era partita malissimo, adesso si sta piano piano risollevando, neanche tanto pianissimo a dire il vero. Spettacolare 3-3 tra Civiverghe e Dro, il Cesarano infligge la prima sconfitta della stagione alla Pergolettese 2-1 sull'erba alta, poi più tardi spiegheremo perché parliamo di erba alta. Veniamo invece alla doppietta di Signorelli per il Pontisola che batte il Levico 2-1, Olginatese Monza 1-5 con tutto l'attacco biancorosso a segno, vittoria importantissima della Pro Patria sul Seregno, proprio come dicevamo ai fini della classifica. Invece a Scansarosciate la Virtus Bolzano si impone per 2-1, di misura anche la Virtus Bergamo sul Lecco con gol di Redaelli. Per la Pro Patria ieri gol di Bortoluzzi e di Sabato a rispondere a vantaggi iniziali di Capogna. Michael, chiedo direttamente a te che tipo di partita è stata, poi andiamo con il direttore per le valutazioni del caso.
Sì, è una partita tra Pro Patria e Seregno che la Pro Patria sta vincendo anche oggi qui in trasmissione perché ha profili, ovviamente il direttore vince a mani basse scherziamo. su di No, me. no, non Detto questo, scherziamo. è stata una bella partita tra due squadre che magari vedendo la classifica non si direbbe, però sono due squadre certamente che a nomi, cioè basti pensare al duello. Geda che era in panchina e Santana che non era convocato, però comunque fanno parte della rosa. Sono due giocatori che in Serie A, e non sto dicendo in un campionato qualsiasi, hanno detto la loro e come. Detto questo, le rose poi parlano o più delle chiacchiere, quindi Pro Patria e Seregno sono sicuramente due squadre che potranno e dovranno dire la loro in questo girone, in questo campionato. E hanno, secondo me, dato spettacolo davanti a un pubblico bello, focoso come quello dello Speroni di Busto Arsizio, un bello stadio, veramente. Mi è sembrata una partita di una categoria superiore. E queste, secondo me, sono pomeriggi che poi, al di là delle valutazioni tecnico-tattiche che vanno a contornare una partita, sono pomeriggi comunque che fanno bene al calcio della Serie D. E quindi, purtroppo, parlo da serignese, il risultato ci ha appena. C'è stata questa reazione della Pro Patria dopo un buon quarto d'ora del Seregno, una Pro Patria che poi ha messo in luce un grande carattere, nonostante avesse in campo una formazione rimaneggiata, con mi viene in mente un Angioletti pienamente sufficiente alla sua prima da titolare e un attacco totalmente ridisegnato con un classe 97 che. Solo vederlo fisicamente, al di là delle qualità, è un giocatore che dimostra ben più della sua carta d'identità. Detto questo, appunto, reazione bustocca, Seregno che cade ancora una volta ed è costretto nuovamente a fare i conti con quelli che sono i suoi obiettivi così tanto dichiarati e vedremo la prossima giornata cosa dirà, poi la vedremo, so che la vedremo Sì, sicuramente insieme andremo a vederla anche più avanti e nella quindi classifica. vedremo poi. Sicuramente è stato un pomeriggio bello. Direttore, voi arrivavate da un mezzo periodo di crisi, diciamo, qualche risultato che mancava, partenza un po' difficile in campionato, credo anche un po' per l'impatto della retrocessione, del fatto di mancare da tanti anni in Serie D. Sì, ma innanzitutto Busto è una piazza assolutamente Ma quello è poco ma affascinante e che sicuro. ha una fama incredibile di calcio. Purtroppo la Pro Patria è reduce da, diciamo, in 4 anni di tre sconfitte, di tre retrocessioni e la gente si aspettava tutto e subito. Il tutto e subito è una cosa difficile, i programmi dichiarati quando sono stato chiamato e io poi ho scelto il direttore Turotti, erano stati chiari che il programma prevedeva 2 anni, perché qui c'era da rifare completamente la struttura societaria, perché non esisteva nulla. Proprio bisogna ringraziare il presidente, la dottoressa Ricordiamo che la Pro Petrozzi. Patria, magari per chi non segue da vicinissimo il calcio di Serie D, la Pro Patria ha cambiato proprietà in quest'estate, diciamo adesso c'è la presidentessa Patrizia Testa, ha cambiato Patrizia tutto il Testa con i due management, ha soci, cambiato tutto dottor l'ambiente. Strebuzzi e Ammiraglio, e pertanto abbiamo dovuto ripartire da tutto, proprio dalle fondamenta. Non esisteva più storia giovanile, o perlomeno c'era, ma è stato disperso in malo modo. Non c'erano strutture, non c'era tutto. Con tanta pazienza, adesso abbiamo delle strutture che ci consentono di poter fare le cose fatte bene. Chiaramente, la prima squadra è il veicolo trainante. È inutile nasconderci che noi siamo i primi a essere delusi perché pensavamo almeno 4 punti, 4 o 5 punti in più Anche più di quelli che non vi è andato in classifica. no, no, no. Avessimo avuto quelli, praticamente il nostro campionato in questo momento sarebbe nella normalità. È chiaro che a questo, ma le giustificazioni non, è una cosa che non mi piace mai anteporre alla realtà. Il fatto però che tu giochi senza Gherardi, senza Santana e Senza hai Mauro. Mauri che è quello che fa gol e lo perdi per 2 mesi è una cosa importante. La stessa partita di ieri che è stata raccontata benissimo, che condivido al 100% il commento fatto, alla fine ha dimostrato che questo era il terzo modulo, perché noi siamo partiti col 4-3-3. Domenica col Pontiso abbiamo per forza di caso maggiore fatto un 4-3-1-2, che non è andato proprio perfettamente, pur giocando incredibilmente, perché uno che non vede la partita pensa 3-0 non c'è storia. Eppure abbiamo, come al solito, regalato 2 gol e poi nel secondo tempo il loro portiere è diventato protagonista assoluto perché ha fatto 4-5 interventi importantissimi. Ieri, per chiudere questo discorso, è che nel momento in cui
credo che stavo facendo un'ottima partita e i meccanismi cominciavano a funzionare, perché non è che i moduli si inventano da un giorno all'altro. Siamo qui con un'altra tegola perché Capai fuori e Bortoluz, cioè noi abbiamo giocato l'ultima mezz'ora, gli ultimi 35 minuti, ancora senza i due attaccanti, che per noi sono cose importantissime. Eppure Rosa avete tanta disponibilità, si sta battendo proprio il tifone E il degli problema è che infortuni quando su questa stagione. Tutti nello stesso reparto, noi perché praticamente abbiamo, tra esterni e noi centravanti state prendendo tutti. abbiamo difensori, centrocampisti e attaccanti, però se gli infortuni sono accaniti tutto sul Però reparto. paradossalmente, direttore, secondo me, dal mio punto di vista, nonostante le assenze, in particolar modo di Mauri, che è un esterno che in questa categoria fa veramente la differenza per cambio di passo, per capacità di portare il pallone a una velocità entusiasmante. Ieri contro il Seregno, con quel modulo, gli esterni hanno fatto, dal mio punto di vista, la differenza, in particolar modo Pedone. Io me lo ricordo ai tempi della primavera di Inzaghi del Milan, un giocatore che praticamente a destra riesce a ricoprire tutti i ruoli, facendo il quinto, al quale si richiede sempre un lavoro offensivo e anche difensivo, ha coperto le due fasi in maniera eccezionale. Assolutamente sì, hai fatto una considerazione veramente giusta. E ieri il punto di forza sono stati i due esterni, perché anche Barzagli, che ultimamente aveva fatto delle prestazioni un po' altalenanti, ieri ha coperto la fascia in una maniera impressionante, come del resto Pedone, dando anche Pedone, anche dando qualità, perché è un giocatore anche di qualità. Ripeto, questo è compito del mister, decidere se proseguire con questo ruolo, con questo modulo, quando recupererà tutti i vari giocatori. Però sicuramente noi abbiamo le carte per poter, non dico vincere perché vincere è sempre difficile, assolutamente, non voglio illudere nessuno, ma sicuramente, dobbiamo essere in grado e dovremo fare sicuramente meglio di quanto stiamo facendo. E qui devo spezzare una lancia per il mister, che purtroppo, per una frase mal interpretata, nel senso che non voleva assolutamente dire quello, voleva, quando uno dice il pubblico va educato al pubblico, questa è una cosa che voglio Questa è una delle quelle cose di cui abbiamo questa, parlato nelle prime questa è una puntate, cosa che ricorderemo. voglio sottolineare, proprio voglio, non dico mai voglio, ma in questo caso voglio proprio sottolinearlo, perché lui chiaramente intendeva dire abbiamo un attimo di pazienza, perché abbiamo cambiato praticamente 23 giocatori, cioè su 23 ne sono rimasti due, Zaro E Filomena. e Santana, tre giocatori. Filomena non l'ha mai avuto, non ce l'abbiamo ancora adesso, Santana è uscito dopo un mese. perché anche Filomena adesso deve essere operato di menisco, Sì. dunque è fuori anche lui. E praticamente intendeva questo, da qui apriti cielo. Io credo che anche chi ha registrato l'esternazione, se la spiegava in maniera differente, probabilmente evitava di fare. Però a Busto c'è gente che, credo, lo dico senza mezzi termini, è più contenta quando la propria patria perde che quando E vince. questa è E una delle cose storiche del dunque Busto. mancando anche di rispetto, soprattutto al presidente, che sta facendo dei sacrifici incredibili. Ha fatto dei sacrifici l'anno scorso per salvare la propria patria, che la propria se fa ancora parte di questo campionato, ed è grazie alla dottoressa Testa. Però evidentemente è così. Noi dobbiamo accettare tutte le critiche possibili e immaginabili, e non dobbiamo assolutamente illuderci per la bella prestazione di ieri, ma lì deve essere il nostro punto di partenza, non sicuramente d'arrivo. Ecco bene, direttore, a proposito di bella prestazione, andiamo insieme a vedere le immagini di ProPatria Seregno. Ricordo, i gol sono stati segnati da Capogna all'inizio della partita, nella metà del primo tempo, e poi è arrivato il pareggio di Bortoluz e infine il gol decisivo di, adesso mi Di sfugge, sabato, di sabato. super, Andiamo a assolutamente. vedere le immagini.
qualche giocata di tazza dietro. Bentornati, abbiamo visto le immagini di Pro Patria Seregno. Alla fine il presidente del Seregno dalla panchina, diciamo, è stato allontanato, Michael, per questioni con l'arbitro. Poi magari della sua attitudine alla guida della squadra, della sua attitudine presidenziale, ne parliamo nel corso della trasmissione, perché ora incipiono i risultati. Andiamo a vedere i risultati del girone A. Borgosesia Pro Sesto 1-1, il gol di De Vita in apertura risponde Cristofoli. Altra sconfitta per la Bussese di Mr. Guns, questa volta in casa con il Gozzano. Caronese Pinerolo 2-0, un gol per tempo di Mair, che ne ha già segnati più di 100 in carriera, e Martino per la squadra di Gaburro. La Varesina invece scivola, Cuneo decide il gol di D'Antoni alla fine del primo tempo. Grande vittoria per la Forgore Calatese sulla capolista Chieri. Crisi sempre più nera del Legnano, che perde il derby con l'Inveruno con gol di Lazzaro. Avremo poi anche nel corso della puntata le immagini. Oltre poi Voghera Pro Settimo 0-1, vince il Varese 2-0 nella sfida storica con il Casale, ha segnato ancora una volta Scapini a chiudere il Bra, che si impone 1-0 a Verbania. Come detto, bella vittoria della Folgore, che va avanti 2-1 con i gol di Simeri e De Rosa. Rimane in 10 per l'espulsione di Puccio, ma nel finale trova anche il 3-1 con Di Renzo. Noi per l'occasione possiamo sentire insieme le immagini di Mr. Beoni a fine partita, l'intervista di Mr. Beoni a fine partita, che parlerà del proprio record personale con la squadra in 10 uomini. Ho cercato di lavorare anche a livello psicologico. D'altra parte, credo che un allenatore di carriera debba anche cercare, come dissi, forse la prima volta che siamo visti, che questa squadra aveva bisogno, anche dal punto di vista psicologico, di essere risollevata, diciamo così, perché, per quello che abbiamo vissuto. Per cui ci abbiamo lavorato anche lì. Prendetela come una battuta, perché non è il caso che io, ai ragazzi, era una settimana che dicevo che nella mia statistica potete andare a controllare. Io sempre... In inferiorità numerica ho sempre vinto fino ad oggi, partendo dallo 0-0, oggi sbagliando una, arrivato a 3-1. Anche un po' di cabala per Mr. Beoni, lui 10 ha sempre vinto, viene quasi da augurare a Forgore Caratesi di giocare sempre 10, così vincono il campionato. Andiamo a vedere anche le immagini in sovraimpressione del Inveruno che batte Legnano, così introduciamo l'argomento un po' principale di questa seconda parte di trasmissione. Legnano è
in fondo alla classifica desolatamente. Direttore, voi siete vicini di casa, sia dell'Inverno che del Legnano, due società sì, molto diverse fra di loro. I Lilla proprio non riescono ad uscire dalla crisi, hanno vinto una sola partita, la prima di campionato contro la Varesia, che poi naturalmente si è ripresa durante il corso dello stesso torneo. Invece i Lilla continuano a faticare, hanno pochissimo dalla squadra, pochissimo in termini offensivi e pochissimo anche in termini difensivi. Ma probabilmente, adesso non so, anche se siamo vicini di casa, ma non conosco bene la situazione, perché in questo periodo dovremmo guardarci molto a casa nostra, per qualche problema abbiamo avuto anche noi. Di sicuro, probabilmente, non so, penso che Paolillo farà qualcosa per la squadra, cercherà di porre dei rimedi, perché probabilmente se vengono tutte queste sconfitte, probabilmente non sarà solo magari dovuto a un discorso dell'allenatore, no? Magari anche a una questione di organico. Però ripeto, è una cosa che non conosco, non voglio andare ad approfondire. È chiaro che Legnano, come il Varese e come la Propatria, sono società dove la piazza richiede tantissimo. Ci sono delle piazze che puoi fare tranquillamente, puoi lavorare tranquillamente senza problemi, perché arrivare quinti, sesti, settimi non gli cambia niente. Qua invece la gente si aspetta sempre grandi cose, dunque anche per la proprietà di queste squadre è sempre una... E infatti la proprietà e l'ambiente si sono scontrati nelle ultime settimane, ci sono un po' di lettere di contestazione dei tifosi. Paolillo è arrivato addirittura a dichiarare che presto venderà il Legnano, però ha detto: non decidete voi quando, lo decido io quando vendere il Legnano. Quindi qui ci si ricollega, l'ha portato in Serie D, la tifoseria gli è molto grata per aver riportato la squadra in Serie D, ora vorrebbero anche che la squadra rimanesse in questa Serie D. Parliamo sempre del girone A. Tra le squadre dell'altra classifica, Caronnese e Varese sono tornate a ruggire. Il Varese anche senza Baiano in panchina, perché era stato squalificato la scorsa giornata, ha vinto 2-0 con i gol di Scapini e Giovio. Da quando è arrivato Baiano al posto di Ramella, magari come score le partite, le vittorie sono un po' le stesse, cambia di molti gol segnati, nel senso che con Ramella 4 gol erano bastati per fare 12 punti, cosa che credo nel calcio moderno sia praticamente ormai quasi impossibile. Invece con Baiano si segna di più, la squadra gioca un po' di più e alla fine è andata a battere il Casale, che è comunque una buona formazione per la Serie D. A proposito di Casale, possiamo andare a sentire l'intervista di mister Ezio Rossi al termine della partita, che commenta proprio questa sconfitta della sua squadra con il Varese. Brucia per il gioco espresso, soprattutto nel primo tempo, dove aveva messo in grande difficoltà il Varese sotto il piano del gioco, dove però negli ultimi 20 metri siamo stati poco incisivi. Merito al Varese, che ha saputo soffrire quando c'era da soffrire, poi con i suoi due attaccanti che sicuramente sono di spessore, quando gli è capitata l'occasione ci hanno castigato. Noi abbiamo cercato sempre di fare la partita, purtroppo, ripeto, siamo mancati negli ultimi 20 metri, poi su 1-0 sfiorato l'incrocio con Cardini, toccato l'incrocio, però soprattutto nel primo tempo, per la mole di gioco che abbiamo sviluppato, non sono contento per quello che abbiamo fatto invece negli ultimi 25 metri. Potevamo veramente far male il Varese in più di un'occasione, abbiamo sbagliato poca cattiveria dentro l'area, ho sbagliato un passaggio decisivo in maniera superficiale. Michael, Varese che vince ancora una volta con i gol di Scapini, un gol per volta di Scapini, piano piano arriverà in testa alla classifica canonieri. So che conosci molto bene Scapini e so che stai imparando a conoscere anche la realtà varese proprio in queste settimane. Sì, ma hai detto bene, Scapini che nelle ultime settimane non aveva... Magari vedere il tuo elenco delle chiamate con Scapini. No, Scapini, a parte che è un giocatore che è un uomo, prima che un calciatore eccezionale, al quale sono legato per il suo passato a Seregno, ovviamente. Nelle ultime settimane non aveva fatto benissimo, è lui stesso che me l'ha confessato. Sono contento sia tornato al gol e sono contento anche del ritorno alla vittoria del Varese. So che Baiano ha lavorato nelle ultime settimane e ha anche, diciamo, posto qualche modifica all'interno della rosa, ha dato segnali chiari al gruppo.
La stessa esclusione di Scapini dall'11 titolare di settimana scorsa è stato un po' un segnale all'intero gruppo, nel senso siete tutti in discussione, non c'è nessuno col posto assicurato, perché sai Diego, il problema di queste piazze qua, che comunque guardando la classifica, guardando i nomi delle altre squadre, pensano solo con il nome di essere superiori a tutti, questo può essere un po' un'arma a doppio taglio, perché poi guardando anche il girone B mi viene innaturale vedere un Pontisola, un Ciliverghe prima di una Propatria o di un'altra realtà, diciamo, ecco, l'Ecco per esempio, che hanno ben altra storia, ben altro pubblico, ben altri stadi e ben altre cornici. Detto questo, a Varese serviva una scossa dopo l'esonero di Ramella, che è stato un po' un fulmine a ciel sereno, primo passo falso, è stato esonerato. Sì, forse era ancora prima in classifica, forse perché Diego le aspettative della piazza sono massime, non ti perdonano nulla, o forse magari perché poi le scelte societarie di inizio anno non avevano poi puntato ai reali obiettivi, quindi Baiano è anche un nome attraverso il quale si fa leva sul suo essere vice di Sannino, e quindi il nome di Sannino può essere un ulteriore biglietto da visita importante per rialzare la realtà varese. Adesso il Varese lì con la Caronnese di mister Gaburro, che l'anno scorso fece anche molto bene a Pontisola, e sono contento soprattutto che il girone A, l'anno scorso era diciamo uno dei gironi più semplici o comunque meno blasonati dell'intero panorama della Serie B, adesso della Serie D, scusate, adesso insieme al girone B ha consolidato la Lombardia come regione fulcro di questa categoria. Ti ho sentito parlare della Caronnese, che è tornata a far paura dopo la vittoria dei playoff l'anno scorso, adesso ha battuto 2-0 il proprio diretto avversario con i gol di Maier e di Martino. La Caronnese che, come diciamo, torna a far paura, ma andiamolo direttamente a sentire dalle parole di mister Gaburro in conferenza stampa e mister Nistico del Pinerolo, battuto 2-0. Una buona prestazione per i tuoi ragazzi, cosa pensi mister? Sì, una buona prestazione anche del Pinerolo, perché secondo me è stata una partita aperta, interpretata in maniera aperta anche dall'avversario. Poi magari, avendo segnato abbastanza in fretta, abbiamo potuto gestire il campo in una certa maniera, soprattutto nella seconda parte del primo tempo stare un po' più bassi e cercare di ripartire, però direi che noi abbiamo fatto una buona gara, i nostri avversari hanno fatto una buona gara, c'è stata la possibilità per l'avversario anche di pareggiare, abbiamo avuto la possibilità di chiudere, abbiamo preso il palo. È stata, penso, anche piacevole da fuori, questa è una partita giocata tanto a calcio. Il risultato naturalmente offusca gli occhi degli addetti ai lavori, però purtroppo quest'anno siamo alla nona giornata e noi stiamo proponendo calcio di questo genere, secondo me è un calcio importante. Siamo venuti qui a Caronna, abbiamo fatto comunque una partita per cercare di portare a casa il bottino pieno, non siamo venuti qua a chiuderci, siamo venuti qua a giocarcela veramente con una delle squadre più forti probabilmente del campionato, però non sono entrato nello spogliatoio e non posso dire niente ai ragazzi, cioè certo. È andato il 200%, è chiaro che in questo sport l'episodio può far pendere la partita da una parte o dall'altra, e questa volta è dipeso tutto nei confronti della Caronnese, nulla toglie la Caronnese come sempre, però penso che è stata una sconfitta non proprio meritata. Ecco. Ecco, non perdiamo ulteriormente tempo, andiamo direttamente con la pausa. Durante la pausa vedremo proprio le immagini della vittoria della Caronnese contro Pinerolo.
Bentornati Baby Calcio Club Serie D, terza e ultima parte. Siamo in compagnia del direttore generale della Pro Patria Salvatore Rasmini e del giornalista Michael Cuomo. Abbiamo visto tutti i risultati del girone A e B, abbiamo già visto le classifiche. Passiamo al prossimo turno del girone A. Non c'è una vera e propria partita di cartello, ma ce ne sono tante interessanti, come Bracca Ronnese, per dirne una, Chieri Bustese, Casale Inveruno, Gozzano Verbania, Legnano Borgosesia, Pinerolo oltre Pavoghera, Pro Sesto Cuneo, Pro Settimo Varese, Varesina Folgore. Bracca Ronnese non tanto per il momento del Brama, più per quello della Caronnese, che ha trovato ritmo e inizia ad avvicinarsi alle posizioni che contano della classifica. Qualche partita interessante c'è anche nel girone B. Prima di tutte sicuramente Serenio Civiverde, come possiamo vedere dalla grafica, poi derby lecchese tra Lecco e Orginatese, Darfo Boario Virtus Bergamo, Droci Serano, Grumellese Pro Patria, Monza Scanza Rosciatre, Pergolettese Caravaggio, Pontisola Cavenago, Virtus Bolzano Levico. Michael, Serenio Civiverde, partita a dir poco importante perché è arrivata da una sconfitta e perché ha incontrato una delle squadre in forma di questo girone. Sì, facevamo prima un discorso legato alle piazze, legato al pubblico, legato al clima, legato al blasone, e poi ci sono altre piazze che non hanno le stesse pressioni di una grande e, ma e vengono... Ma la stessa organizzazione, perché Civiverde, ricordiamolo, io credo abbia il miglior centro sportivo, non dico della Serie A perché è impossibile, ma B, C e D siamo quasi sicuri al 100%. Assolutamente, forse quello è il segreto poi di queste realtà, l'organizzazione societaria, l'ambiente che... diciamo che apparecchi a favore dei tuoi giocatori e poi l'entusiasmo che ti trasporta, che ti trascina. Il Civiverde l'anno scorso senza accorgersene è arrivato ai playoff, l'abbiamo affrontato noi e ci ha dato veramente del filo da torcere, aveva un grande giocatore che poi sono stati bravi a Busto a fare loro, che è Mauri. Pensavamo si fosse un po', diciamo, indebolita il Civiverde, invece là è là tra virgolette a dare fastidio. Diego, però adesso fossi un osservatore, ecco, dei due gironi andrei a vedere sicuramente Serenio Civiverde e Pro Sesto Cuneo, che dovrebbero anche anticipare a sabato, quindi anche quella lì per passare il girone A è... C'è tempo, quindi puoi andare sabato a Pro Sesto e poi Civiverde. Sì, direi di sì. Direttore, invece voi con la Grumellese, che sta passando anche la Grumellese un buon momento di forma. Melosi era partito malissimo durante l'inizio del campionato, ora però insomma ha trovato ritmo, inizia a vincere. Grumellese diventa una squadra difficile da affrontare, proprio in tempo per trovare la Pro Patria. Siamo fortunati, troviamo tutte quelle che si riprendono. No, adesso ho delle battute. Noi dobbiamo giocare partita per partita sempre col massimo impegno, con la massima concentrazione. I ragazzi lo hanno sempre fatto, qualche volta non è girata nel verso giusto, è una partita assolutamente da non sottovalutare, ma vi posso assicurare che nessuna partita mai è stata sottovalutata da noi, e pertanto è chiaro che da questo momento in poi noi, come ho detto prima, Serenio deve essere un punto di partenza e non d'arrivo. Dobbiamo cercare di incamerare più punti possibili, sperando di recuperare tutti gli effettivi, perché siamo un po' preoccupati, ripeto, per Bortus, per Capai. Dovremmo recuperare Gherardi, che ieri, non dimentichiamoci, è rientrato dopo un mese di sosta per l'infortunio che ha avuto in Coppa Italia con la Bustese, e Mauri purtroppo lo avremo a gennaio. Dunque noi dobbiamo guardare partita per partita e cercare di ottenere più punti possibili. Poi vedremo, strada facendo, se ci sarà da fare qualche correzione, ma noi crediamo che ci sia poco da correggere e ci penseremo. Però è importante avere sempre la mentalità giusta, perché, come diceva prima Cuomo, ci sono delle realtà, io mi sto rendendo conto che sono società che sulla carta dicono niente, non sai chi sono, ma sono società consolidate, perché hanno 4-5 giocatori bravi che si vanno a prendere regolarmente tutti gli anni, che si inseriscono, e hanno un gruppo che è anni che gioca assieme. Noi abbiamo 23 giocatori che sono stati messi assieme così, e con la bacchetta magica non si riesce a ottenere i risultati. Ecco, direttore, dal lato della sua esperienza, che è lunghissima e ci vorrebbe una puntata, anzi mi riprometto di fare una puntata solo col direttore, solo di aneddoti, per non so quanti sono, 40 anni di carriera qualcosa così nel mondo del calcio. Diciamo che... Però andrebbe fatta, vai. No, assolutamente. In 10 minuti di redazione io già ero a posto. No. Cioè, io l'avrei bombardato di domande. No, io sono una persona
normalissima, che ha avuto la fortuna di stare a, a buoni livelli, ma ripeto, beh, ottimi livelli. Non sono un normale, dunque. Direttore, va bene. Allora, dal lato della sua normalità, un prospetto sul campionato, perché Pergolettese ha perso, ma è sempre in testa, una 28 di fila. In Monza, dove lei tra l'altro ha lavorato per qualche tempo, sì, un po' di anni fa, con Marotta, in epoca tempi. Marotta, volevo sapere, io so che col Monza avete giocato, con la Pergolettese mi sembra di no, no ancora. No, incontriamo tra due o tre domeniche. Ecco, lei come vede, quale vede messa meglio, Monza o Pergolettese? Ma io la Pergolettese non l'ho ancora vista, di sicuro il Monza mi ha fatto un'ottima impressione. Tra l'altro voi con il Monza avete giocato una delle migliori partite di quest'anno. Chi sbaglia paga, perché non si può permettere a un difensore del 98-97 sì, partire dalla propria area, andare sul fondo, fare il cross 98 e poi, adorni, e poi sì, farsi fare... Beh, comunque lasciamo perdere, quello che è successo, io non sono qui a disquisire su questioni tecniche, c'è un allenatore che fa queste cose, però il Monza mi ha fatto un'ottima impressione, ha un bravissimo allenatore, è una squadra quadrata, è una squadra che sicuramente l'anno scorso, un po' come la Propazia, ha pagato Dazio. Però io credo che quest'anno possa essere, ripeto, non ho visto la Pergolettese, però credo che possa essere la candidata. Un'altra squadra che mi ha impressionato in una maniera importante è stata la Virtus Bergamo alla prima giornata di campionato, e se si ritrova anche lei con questi punti, pochi punti, è perché nelle ultime 4 partite o 5 anche loro hanno avuto parecchi problemi. I due esterni 97-98 di colore squalificati, il difensore centrale De Angis mi pare fortunato, e l'attaccante che adesso mi sfugge il nome, Germani che è fuori, e allora quando tu perdi questi pezzi però fai fatica, però questa è un'altra squadra che mi ha impressionato tantissimo, oltre anche l'organizzazione del sesso Ciriverghe, attenzione Ciriverghe, Ciriverghe non è che è venuto, ha trovato una Propatria meno brillante di altre volte, però ha fatto, ma lo stesso Pontisola che ha 4 vecchi e una banda di ragazzini, e ti... ecco adesso questo è rapito, ci chiama gli... questo è un campionato che questo è un campionato che strano, devi diventare. Stare attento a incontrarle tutti, io ripeto, non lo conoscevo, lo sto conoscendo, però squadre disorganizzate non ne ho vista una, forse ripeto ce n'è una che organizzata ma con poco potenziale di quelle che abbiamo incontrato, però per le altre è un campionato difficile come tutti, non è che abbiamo fatto salti di gioia perché ci hanno messo in questo girone e non siamo andati nell'altro girone, perché le partite vanno giocate e nessuno ha mai pensato che ti regali qualcuno o qualcosa perché ti chiami Propazia, anzi quando si gioca con queste squadre un po' blasonate raddoppiano anche le energie, perché batterti è la partita della vita. Certo. Direttore, noi chiudiamo sempre la trasmissione con delle domande a tradimento, nel senso che voi non sapete la domanda, io non so la risposta, Michael già lo sa perché c'è passato da qua. Non me l'avete detto questo. Questo è per quello che sono a tradimento, funziona proprio così. L'unica domanda che ho per lei a tradimento, c'è stato un momento in cui si parlava dell'esonero di Bonazzi, c'è mai stato questa idea all'interno della società o Bonazzi e si va dritti con Bonazzi? Non mi pone una domanda imbarazzante perché per fortuna non abbiamo mai pensato di esonerare Bonazzi. Perché ripeto, l'unico errore che non è stato un errore è stato quello di esprimere una cosa interpretata come si è voluto interpretarla, ma assolutamente lui non intendeva offendere nessuno. Come ha detto il nostro direttore sportivo Torotti, lo conosce benissimo, non è un campione di comunicazione. Ha fatto questa uscita, ma assolutamente non offensiva nei confronti di nessuno, e da lì tutte le domeniche a chiedere Bonazzi, 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 Bonazzi. Bonazzi non è mai stato messo in discussione, certo che se... Se dovesse perdere? No, se dovesse perdere, no, perché partita, a questo punto, se nel senso, un 3 negativo. Solitamente pagano sempre allenatori, però io vi giro la domanda per chiudere. Una società cambia allenatore, non stiamo parlando a propria, una società cambia allenatore perché la piazza chiede di cambiare allenatore. Se l'allenatore viene e ha l'alchimia giusta, la bacchetta magica, e la squadra si rimette in pista, bene, hai visto che è colpa dell'allenatore. Se non si rimette, cosa fai? Allora, due sono le soluzioni. La prima, sei un cretino perché hai sbagliato la scelta allenatore, o se no la seconda, bisogna cambiare 8 giocatori. Se dobbiamo cambiare 2, te ne chiedono 2, un domani te ne chiedono 8. Dunque, io non sono uno che cambia facilmente gli allenatori. Quando poi la squadra, perché la vedo tutti i giorni con Turotti, segue regolarmente e lavora sul campo. Se
una squadra decide di far fuori un allenatore, credetemi, ci impiega un quarto d'ora. Certo. Un quarto d'ora, anche perché c'è la piazza in piena. In un quarto d'ora. Ieri infatti di sabato ha risposto a questa, diciamo, com'è che si può dire, una provocazione, esatto, da parte della stampa. Il gol di Capogna è stato un assist qualora la squadra avesse voluto giocare contro Bonazzi, e di sabato ha risposto la reazione, è il chiaro segnale che siamo tutti col puntiso sul 2-0. Abbiamo preso il secondo gol a 10 minuti del secondo tempo, ma il portiere ora è diventato protagonista. Una squadra che vuole mollare qualcosa e qualcuno, perché il terzo gol l'abbiamo preso in particolar modo in questa categoria, dove sì, a me piace tantissimo continuare a parlare, vado alla regia, mi sta facendo certi segnali che in confronto le minacce di Guy Fawkes non erano nulla. Michael, la tua domanda a tradimento: quanto è bello lavorare col tuo presidente? Perché a parte che è super mega appassionato. Esatto, forse questa è la grande bellezza del mio presidente. No. Ci siamo divertiti tutti però allo stadio per Patria Serena. Sì, lui è uno sanguigno. Parlavamo anche fuori onda con il direttore qui presente, le scelte arbitrali. Io non sono uno che giudica, perché il giornalista fa il giornalista, l'arbitro fa l'arbitro, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, il direttore generale fa ognuno i propri ruoli. Detto questo, parlando da gente che segue il calcio, si può dire che l'arbitro sicuramente ha penalizzato da una parte e dall'altra in alcune decisioni. Lì onestamente era un fallo sulla tre quarti che si poteva anche fischiare, però il presidente, preso dalla rabbia per il risultato, conoscendo anche il suo carattere, si è fatto prendere da questa cosa. Lui è uno molto sanguigno, però sta dimostrando quest'anno di comunque, magari rispetto all'anno scorso dove di questi tempi si parlava di dimissioni, perché poi sì, toccava anche a me gestire un po' tutte queste cose, no, a dire il vero il presidente ha un attaccamento verso questi colori, verso questa piazza, che va al di sopra di ogni cosa. Vi assicuro che lavorare a Seregno non è facile, perché si chiede sempre il massimo e si ottiene non quanto la piazza vuole ottenere dalla squadra, quindi molto spesso i giocatori fanno veramente il massimo per regalare gioie ai tifosi, e mi auguro che questo campionato privo di un Piacenza possa regalare davvero gioie, anche Siamo se non sarà facile. Decisamente in chiusura, Michael, addirittura la regia entra in studio per sollecitare la nostra chiusura. Io ringrazio Jacopo Bene e Andrea Patti per la parte tecnica, tutti voi per averci seguito, i nostri ospiti che sono stati con noi questa sera. Grazie a voi. Grazie mille. Abbiamo come ultima blocco in assoluto di immagini la vittoria sia del Monza che del Cesarano contro la Pergolettese, due partite importantissime soprattutto per la classifica del girone B. Da Diego Martorano è veramente tutto, arrivederci a presto con i programmi di Beppi Sport.
Punizione dalla sinistra, batte Rosso. Solo il calcio di rigore, il 39esimo minuto, parte con il destro Botini e la Mira, porca Dio! Fuori, stavolta mascolata lo che riesca a rendicare la promessa di domenica scorsa, parte Mastro Totalo con il tempo. Buona! Verticale per Botini, tiro da fuori deviato. Cominciato! Della battuta per Boschetti.